Professor Alberto Passino, Albenga è un punto di riferimento culturale anche per la cultura musicale, anche grazie al Festival sulla Testa, ma anche grazie a tutte le iniziative che le associazioni e la città appunto porta avanti. È così? Assolutamente sì, Albenga è molto ricca sotto il profilo del tessuto associativo, culturale e non, ma in particolare appunto oggi nella dimostrazione sotto il profilo culturale ci sono realtà importanti come ad esempio lo zoo, che organizzano ormai da 13 anni, ricordiamo non è una cosa da poco, il Festival sulla Testa, che a ridosso dell'Immacolata quest'anno a cavallo tra fine novembre e inizio dicembre si svolgerà all'Ambra, portando 13 artisti tra gruppi e cantautori o solisti che animeranno appunto queste tre serate all'interno dell'Ambra, ma senza dimenticarci di quello che precede le serate che partono dall'ora 21 e soprattutto, come diceva giustamente Davide Geddo, che è un po' il presidente dell'associazione ma anche insieme con i ragazzi, i curatori artistici di tutta la manifestazione, i post serate che seguiranno. Quindi insomma veramente tre serate ricche di cui bisogna ringraziare l'associazione Zoo e soprattutto chi li sostiene insieme con il comune e coloro che acquisteranno i biglietti e gli abbonamenti per vivere questo festival a pieno in Albenga nei prossimi giorni. Grazie.